No, sindaco, di febbre. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, buongiorno. Come un po' abbacchiati. Ieri sera non era sicuro perché era un po' febbricitante, comunque la vedo bene. Sì, dobbiamo riprendere. È stato un mano anche perché ha parlato pure del risultato dell'Inter. Uno sofferto, insomma. Complimenti, lei è una persona che indovina tutto. Senta, sindaco, stamattina ho anticipato dicendo che è probabile che abbia avuto il sindaco ospite studio. Sono state molte le telefonate. Devo dire la verità, il sindaco viene, quando non viene, insomma, finalmente dove ce l'ha fatta, ce l'abbiamo qui. Visto che il tempo è brevissimo, vogliamo intanto invitarvi, come ho fatto, a parlarvi le vostre domande. Intanto quello che volevamo dire al sindaco, andiamo subito ai fatti. Ecco, parliamo dell'ospedale, parleremo della spazzatura, del cimitero e poi delle scuole. Ecco, questi sono gli argomenti che dobbiamo parlare. Iniziamo dall'ospedale, sindaco, veloce veloce, sì. Non facciamo risalare. Sull'ospedale abbiamo fatto un doppio incontro con Scura. Scura, siamo stati a Catanzaro. Ci dispiace che il giorno dopo che siamo stati a Catanzaro la minoranza, dice il sindaco, deve riferire dell'incontro a Scura. Vabbè, Scura ha preso un impegno che è quello di visitare e rendersi conto sulla reale situazione dell'ospedale di Merito. L'ha fatto, promessa mantenuta. Venuto a Merito ha preso altri impegni sulla scorta di quello che noi gli abbiamo chiesto già a Catanzaro. A Catanzaro abbiamo chiesto intanto la garanzia che l'ospedale di Merito non si tocca e che l'ospedale di Merito va salvaguardato e potenziato. E su questo Scura ci ha dato delle rassicurazioni e delle certezze. Dice, ma chi ha mai parlato che l'ospedale a Merito verrà chiuso? Chi può dire una fesseria, una strampaleria del genere? Una volta che abbiamo avuto questa garanzia, noi abbiamo chiesto a Scura, abbiamo detto che intendiamo intanto parlare, ho chiesto a Scura che volevo parlare non da sindaco a commissario, ma gentilmente vorrei avere la possibilità di poter parlare tra colleghi, da ingegnere a ingegnere. Ho avuto questa rassicurazione, la prima domanda che ho fatto, non come sindaco, ma come cittadino, non cittadino di Merito, ma cittadino di Roccaforte o di Staiti, perché noi ci stiamo muovendo in sinergia con tutti i sindaci dell'area, quindi questa è la cosa più importante. Allora a Scura abbiamo chiesto, gli ho detto che io di sanità capisco ben poco, sicuramente sono molto meno preparato di tanti altri medici, soprattutto di tanti medici, però qualcosina nemastico quel tanto che basta capire che un'emergenza, sia parto di una ragazza, sia un infarto, sia un trauma, da Roccaforte a Merito ci vuole un'ora per uno che è un po' spericolato. Questo ho voluto attenzionare al commissario Scura, l'ha capito, tant'è vero che ha aperto una cartina geografica, si è segnato Roccaforte, Staiti, Montebello, ha fatto il cerchio e lui mi ha girato subito una domanda. La domanda dice, lei mi ha parlato da ingegnere a ingegnere, io le parlo da sindaco a sindaco, possibilità che questa viabilità nel vostro territorio, nel vostro comprensorio, che è quello dell'area greganica, possa essere migliorata? Allora il risposto, lei mi fa una domanda e vuole sapere la percentuale. La percentuale è quella che io ho, la stessa percentuale che ho di salire sulla Luna, zero assoluto per noi che di matematica ingegnere ne mastichiamo. Quindi abbiamo chiesto a Scura la doppia ambulanza, perché Merito non può essere l'ospedale del pari e dispari, così l'ho definito io in virtù del fatto della doppia ambulanza, e poi visto che il tempo stringe su questo ne ritorniamo e colgo l'occasione di dirvi come ci stiamo muovendo. A Scura abbiamo chiesto la doppia ambulanza, abbiamo chiesto la pista dell'elisoccorso, visti la spesa irrisoria e il tempo necessario per fare questa pista dell'elisoccorso, che si parla da quando ero io bambino, da quando allattavo, eppure non è stata mai fatta. Quindi non possiamo scaricare sul politico di turno, sull'ultimo politico, sul penultimo. È una vita che la pista dell'elisoccorso manca. E così come abbiamo chiesto il chirurgo, o il primario di chirurgia, un chirurgo o primario, alla fine, e qua un rimprovero lo voglio fare all'unica persona che ha ripreso il colloquio che abbiamo avuto all'ospedale di Merito con Scura, io invito a mettere il video integrale, lo farò anche domani in consiglio, un appello che faccio a Mariella Manti di San Lorenzo Marina, perché non è corretto che vengono estrapolate delle parti artefatte. Gentilmente mettiamo questo video integrale, così la gente può valutare serenamente
tutto quello che è successo e tutto quello che ci siamo detti all'interno dell'ospedale. Poi magari c'è qualcosa che a qualcuno aggrada meno, perché forse Scura ha avuto più attenzione verso il sindaco come primo cittadino, e quindi, come giusto che ritengo debba essere, perché Scura vuole sentire la voce dei cittadini. Scura è venuto a Melito e ha detto: è vero, le domande le faccio io, perché aveva le idee abbastanza chiare dopo il colloquio che avevamo avuto noi a Catanzaro. Noi abbiamo chiesto a viva voce, a gran voce, e lui l'ha detto, che il primo cittadino ha chiesto una tra le tante cose, quella che ha chiesto con forza, è la riapertura del punto nascita. Noi non ci vergogniamo, anzi siamo convinti, e io lo sono dopo il dialogo, dopo aver toccato numeri, somme, che il punto nascita può essere e debba essere riaperto. Sentire dire che il punto nascita non aprirà mai a Melito, onestamente, mi fa rabbia. E invito tutti a essere convinti che il punto nascita, e lo spiegheremo giorno 7, a proposito, giorno 7, per dirvi come ci stiamo muovendo. E respingiamo al mittente chi vuole strumentalizzare l'assenza dei sindaci. Noi nella prima assemblea che è stata fatta ci siamo presentati io e Salvatore Miafrici, quindi il sindaco di Melito, dove c'è l'ospedale, e il presidente dell'associazione dei medici e dell'associazione dei comuni dell'area grecanica, Salvatore Miafrici. Abbiamo chiesto al giornalista Peppe Toscano, che era lui che registrava e dava la parola, di poter intervenire, e ci è stato detto qualcuno alle spalle, non faccio il nome ma lo potrei fare, tanto lo farò domani, ci ha detto che ce ne possiamo andare a casa, che i sindaci non parlano, che il politico non avrà l'occasione di parlare, anzi andate via. Allora io garbatamente ho salutato Don Malara e gli ho detto: oh, guardi Don Malara, questa è un'offesa, che ci posso fare io sindaco? Va bene, noi ci siamo visti venerdì sera con l'assemblea dei sindaci, eravamo 13 sindaci, all'unanimità abbiamo stabilito che di portare avanti la linea del dialogo, del confronto, anche serrato, acceso, ma mi chiedo e chiedo a tutti coloro che mi ascoltano, a tutti i politici di turno, quante proteste ci sono state e cosa hanno portato? Hanno portato a un depauperamento, a uno spogliamento, al quasi collasso dell'ospedale di Melito. Quindi oggi, e lo dico con convinzione, abbiamo un interlocutore serio che è l'ingegnere Scura, commissario, che ci sta dando retta, che ci sta ascoltando, che è una persona, credetemi, che ha una dialettica, una disponibilità, una semplicità disarmante. Dico disarmante perché non è facile incontrare persone garbate, disponibili, e vi dico, Scura è anche una persona seria. Potrei sbagliarmi, ma lo dico perché so di non sbagliarmi, e lo dico con estrema convinzione. Lo ringrazio per tutto quello, per l'accoglienza, per quello che ha fatto e per quello che farà, perché non ha fatto poco per Melito. Nella parte marginale, quando ci siamo salutati dopo l'incontro, io ho ribadito a Scura, e per questo invito la Maria Manti a mettere il video integrale. Nelle conclusioni ho detto: commissario, possiamo dare per cosa fatta la doppia ambulanza, l'elisoccorso e il primario di chirurgia? Saranno piccole cose, ma lui ha detto assolutamente sì. È certo che li diamo per fatti, diamogli il tempo, è passata forse una settimana da giovedì. Comunque queste, quindi, le domande le faccio io sindaco, era semplicemente per capire un po'. No, le domande le faccio io, perché noi ci eravamo visti a Reggio, tra le altre cose, dove io ero intervenuto come sindaco di area, non sindaco di Melito, erano presenti gli altri sindaci, ho parlato io, è intervenuto anche il sindaco Agostino Zavettieri di Rocuti, è intervenuto anche il sindaco di Motta, Laganà,
è intervenuto Penna pure, mi sembra, ma venuto a merito, Scura aveva le idee chiare e le ha delle idee chiare su cosa serve a merito e su cosa è possibile e non è possibile fare. Quindi dare spazio a domande fuori senso e fuori luogo, magari Scura aveva dei tempi limitati, allora dice rispondete alle mie domande, e non è assolutamente vero che Scura ha detto che il che l'urologo è un cane. Ha detto l'esatto contrario, l'urologo è un professionista e deve entrare in sala. Estrapolato e artefatto, onestamente, è un qualcosa, il mettere in bocca a Scura è un qualcosa che non solo non ha detto, ma non penserebbe mai quale, da persona seria com'è. Comunque, sindaco, pensare positivo per questo ospedale? Sì, assolutamente sì. Insomma. Allora, diciamo, venerdì non ci siamo visti a Bova e abbiamo deliberato di fare qualcosa che non è stato mai fatto. Noi giorno 7, sabato mattina, 7 novembre, faremo un consiglio comunale di area, quindi consiglio comunale, e ospiteremo il consiglio comunale di 13 comuni, quindi ci raggrupperemo i consiglieri di maggioranza e di minoranza di 13 comuni per votare all'unanimità un documento che stiamo in maniera unitaria elaborando, e non sarà un documento che offenderà o mortificherà qualcuno, è un documento che sicuramente è la sintesi di quello che abbiamo idea in testa di fare per l'ospedale di Melito tutti assieme. Saranno invitate le associazioni, saranno chiaramente, ci sono 400 posti, non pensiamo di coinvolgere magari o la scuola, sarebbe bello, però siccome ci sono anche altri impegni e lo dobbiamo fare di mattina, secondo me è più opportuno che i ragazzi, i bambini vadano a scuola e non perdono il giorno di scuola. Qualcuno ha strumentalizzato l'assenza, la presenza di ieri. Beh, dopo che ci è stata negata la parola e l'intervento, certo, a me, a Salvatore Maffrici, è difficile poter accettare e subire. Poi ognuno è libero di protestare, è libero di fare quello che pensa giusto di fare, però dico mai offendere gli altri, portare in maniera pacifica la protesta, le rimostranze, ma con garbo, con educazione e possibilmente coinvolgendo quanto più persone è possibile. Se le persone non rispondono, non è perché sono attratti da una parte o dall'altra politica, magari si deve interrogare chi non riesce a coinvolgere le persone e non sputare fango attorno a chi magari è assente con una giustificazione. A me è stato impedito di parlare alla prima manifestazione, ma non è stato impedito a Peppe Meduri, a Peppe Brunella, come qualcuno vuole dire, è stato impedito sia a me che al presidente dell'associazione dei sindaci dell'area organica. Guardate, non è una cosa di poco conto, quindi ringrazio i colleghi che si sono uniti alla mia richiesta di fare un consiglio comunale a Melito, dove c'è l'ospedale, un consiglio comunale di area che vede partecipi 13 comuni su 13. Bello, questa, quindi, è una bella iniziativa. Vi invito, faremo sicuramente i manifesti, lo diremo più volte, anche per il tramite della vostra radio, gradiremmo che tutte le associazioni, chiunque vuole può partecipare, speriamo di non essere un centinaio come nelle precedenti manifestazioni, sicuramente saremo molto di più, ma sicuramente questo momento non è un momento di protesta, è un momento di proposta che è diverso. Quindi sull'ospedale sì, non avrei nulla da aggiungere. Bene, questo per quanto riguarda l'ospedale, vediamo, ecco, pronto? Pronto, sei in diretta? Sì, pronto. Allora, sono la signora Anna Maria Bertone di Pensidattilo. Sì, buongiorno. Digli a questo signorino vicino a voi. No, va bene, aspetta un attimo. No, rispondo io alla signora, perché è stata sì, più volte da me la signora. Ecco. Intanto, io non questo sono, signorino è il sindaco. Signora Anna Maria, le ripeto, io sono una persona educata, garbata. Allora non continui con le offese come ha fatto più volte. Io le ho detto che non ho la bacchetta magica, che le hanno sequestrato la macchina, a me dispiace, che lei non ha casa dispiace, però il sindaco non ha la bacchetta magica. Quindi il signorino non è suo fratello, non è suo marito,
è una persona che va rispettata così come porta rispetto. E si ricordi, signorina, l'educazione è alla base del vivere civile. Quindi lei è una persona garbata, è una persona civile. Non offenda, perché non, con le offese non va da nessuna parte. Io non sono una persona dispettosa, non lo sono per mia natura, però così facendo si pone male. Noi, gliel'ha detto Patrizia Crea, lei sta bombardando anche i consiglieri di minoranza. Non pensare che noi non abbiamo parlato del suo caso, ha parlato anche con consiglieri di minoranza, sta mandando messaggi funesti, eccetera. Non è così che si affrontano i problemi. La invito ad avere pazienza, più di quanta ne ha avuta, però se in tanti anni nessuno vi ha dato la casa, noi ora dobbiamo rispettare delle regole. Se lei pensa che col suo modo di fare, con gli insulti, noi non rispettiamo le regole, è fuori strada. Bene, allora Anna Maria, altrimenti, no, altrimenti faccia parlare, altrimenti le tolgo la linea. Se lei ha da dire qualche da fare qualche domanda al sindaco, la faccia, ma in maniera garbata, mi raccomando. Va bene, allora vi dico, dateci un lavoro a uno dei due. Signori, sì, avete fatto domanda per i voucher? Sì, ci siamo. Ci siete in grado d'ore? Quando arriverà il vostro turno? Perché non ne possiamo estrapolare il centesimo se siamo magari al trentesimo. Quando arriverà il vostro turno? Se arriverà, il sindaco avrà la bontà di rispettare la graduatoria e l'ufficio preposto prenderà il vostro nominativo. Quindi tranquilla Anna Maria, se lei ha fatto la domanda, lei e suo marito sarà sicuramente chiamata quando sarà il suo tempo. Ci vuole il scorre, tempo. Quando scorre la graduatoria? C'è una graduatoria che va rispettata. Grazie. Perché non abbiamo bambini. Grazie Anna Maria, alla prossima, grazie mille. Va bene, sindaco, comunque a prescindere da tutto, abbiamo parlato dell'ospedale, importante. No, volevo dire che per quanto riguarda queste case che vengono, sì. Io assolutamente sono una persona che riesce a pesare gli insulti, le minacce. Mi è stato detto che da qualcuno che mi scannano, che mi strozzano con la catena, che si incatenano. Dico, io ho ritenuto opportuno pesare la provenienza e poi calmare il tizio e spiegargli con garbo, però è inutile che si viene tutti, cioè una volta che parli una volta e parli il lunedì, se torni il mercoledì il sindaco può dire sempre le stesse cose, non è che può con un colpo di bacchetta magica. Dall'oggi al domani, chiaramente. Certo. Dall'oggi al domani. Quindi, sindaco, io la capisco, lei e tutta la sua amministrazione sta vivendo dei momenti un po' particolari. So che la gente pretende, magari non capisce l'importanza, le cose che vanno fatte, ci vuole il tempo. Fino adesso, insomma, ne abbiamo vissute di cose non buone a merito, però nessuno ha mai fatto quello che sta facendo adesso. Però questo è un altro discorso, ne parleremo magari più avanti. L'ospedale era l'argomento principale, però adesso la spazzatura, sindaco. Come si sta svolgendo questo? Ecco, quanti soldi stiamo spendendo? Cioè, la gente vuole capire, insomma. La gente deve capire, e per capire non deve leggere qualche giornale. Perché diciamo che la stampa è avversa a questa amministrazione, ci sono gli ovviamente, ma io ritornerò su questo, ritorneremo a metà novembre. Perché metà novembre? Perché noi stiamo tirando fuori, abbiamo ritardato, io mi ero ripromesso di fare una relazione nei primi 100 giorni, di andare al ministro degli interni e al ministro degli enti locali. Abbiamo qualche casellina che ancora va riempita, perché abbiamo trovato veramente tante cose che non vanno. Sulla spazzatura i conti sono facili. Io li facciamo così, alla femminina. Io ho avuto modo di vedere la vasta corrispondenza che l'amministratore ASED ha avuto con indirizzandola spesso prevalentemente al sindaco, al responsabile dell'ufficio tecnico, alla procura, eccetera. Allora, noi mensilmente l'ufficio tecnico faceva le liquidazioni estrapolando la parte del pagamento degli oneri di scarica che si attesta negli ultimi mesi a 90.000 euro mensile di servizio raccolta. Allora, noi ho fatto una prima ordinanza di 15 giorni più
i 10 che il servizio era sospeso, 15 giorni 38.000 euro, raccolta straordinaria. Poi ne abbiamo fatto una seconda di 45 giorni per 102.000 euro e siamo a 140.000 euro. Ci siamo, questa è matematica pura. Sì. Ma è una matematica che non tutti forse vogliono capire, perché se ritorniamo al discorso dell'ingegnere Marino che dice che il ricorso è uno mentre i ricorsi sono due, allora se uno non sa contare fino a due, allora noi stiamo spendendo in più sulla spazzatura. Ma di fatto adesso vi dimostro come noi stiamo abbiamo speso. Poi qua mezzo molto in meno, qua mezzo ci mettiamo, vanno compensati i disservizi perché non abbiamo raccolto per 10 giorni la spazzatura, le strade magari non li stiamo spazzando per come venivano fatte, però forse qualche altro servizio funziona meglio. Allora 38, 102 su 140 in 60 giorni, giusto? Questo è. Dall'altra parte avevamo 99 e 99 sono 198, allora va fatto 198 meno 140 e sono 58.000 euro. Questi 58.000 euro di risparmio che pagherà in meno il comune, a questi vanno sommati altri 33.000 euro che sono i soldi che noi non paghiamo a nessuno per i 10 giorni di una raccolta, quindi sono 33.000 euro che il comune risparmia. 58 e 33 sono 91. A questi vanno detratto i 4 voucher che noi abbiamo preso per 2 mesi che hanno la spesa di 5.600 euro, quindi siamo a quasi 85.000 euro. Il conto è un po' alla femminina, lira più lira meno. E questi soldi non se li mette in tasca il sindaco o chi che sia, questi soldi verranno spalmati sull'utenza, quindi se meno soldi si pagano, meno costerà la spazzatura. Qualcuno ha scritto che i costi stanno aumentando o arrivano alle stelle, però devi chiarire che non sono i costi che sta sostenendo il comune per raccogliere la spazzatura, è aumentato il costo a discarica, e qua è qualcosa che ci preoccupa, perché se noi non andiamo velocemente a differenziata, e non intendiamo subire lezioni a nessuno, lo sappiamo, però allo stato dell'arte oggi la differenziata non è praticabile, la strada della differenziata, manca l'isola ecologica e ci sono tanti altri aspetti. Su questo, così come abbiamo fatto per la scuola, intendiamo fare un consiglio comunale aperto, perché è giusto sentire non solo la voce degli eletti, del sindaco, degli assessori, dei consiglieri di maggioranza, che la potrebbero fare, potrebbero dettare le regole, è giusto anche sentire, ascoltare e dare voce a chi non ha partecipato alle elezioni comunali, che magari ha qualche suggerimento, qualche ci può dare qualche input che noi raccoglieremo di buon grado, senza offesa per nessuno. Non sarà il contributo, se è un contributo costruttivo, se è un contributo migliorativo, ma noi lo accogliamo a braccia aperte, non abbiamo la presunzione di dire che noi siamo i primi della classe, assolutamente no, però non intendiamo manco subire le azioni da chi non è in grado di dare lezioni. Quindi sindaco, 60 giorni, ripetiamo questo discorso, 60 giorni. Allora in 60 giorni non pagavamo 198.000 euro, così sono le ultime fatture che abbiamo liquidato, sono di 99.000 euro, io non entro nello specifico della fattura del servizio. Erano 99.000 euro, 99 e 99 sono 198, dall'altra parte abbiamo pagato 140. Nei 140 dobbiamo mettere che nel primo degli affidamenti l'AVR ha dovuto raccogliere un surplus di 10 giorni circa che non veniva raccolta la spazzatura. Quindi noi abbiamo pagato 140 contro i 198, sono 58.000 euro. Nei 10 giorni che il servizio non è stato fatto, il comune ha avuto sì un disservizio, ha avuto, diciamo, uno spettacolo indecoroso, indegno, non mi vergogno di dirlo, perché non abbiamo offerto un qualcosa di positivo come immagine del comune, ma là ci sono 33.000 euro di risparmio. Dice, no, ma non va risparmio, ma diciamo che l'abbiamo, è un risparmio forzoso, subito e non voluto, e che non deve più, queste cose non devono più accadere. Quindi questi sono conti, e sono conti 85.000 euro in 2 mesi e 10 giorni. Signori, potranno essere lire in più, lire in meno, poi possiamo discutere, ma questo è il numero, sono 85.000 euro in 2 mesi e 10 giorni. C'è una cosa, noi stiamo, io quotidianamente passo parecchio tempo con la segretaria comunale, con i responsabili degli uffici. Noi stiamo facendo anche, è stata avviata la procedura, non lo so se è stata data comunicazione o meno, comunque è stato fatto l'avvio del procedimento per
affinché queste ordinanze mie per la raccolta vengano fatte in danno alla precedente ditta, quindi badate bene, quindi ci potrebbe essere un ulteriore risparmio ancora, quindi non sappiamo come andrà a finire, però per quanto ci riguarda le notizie è stato avviato un procedimento di danno alla ditta che ha sospeso il servizio. Ecco sindaco, per quanto tempo ancora si andrà avanti così? Beh, l'ordinanza, bisogna solo leggere l'ordinanza, noi in questi 45 giorni l'ufficio tecnico si deve determinare su come, per trovare una soluzione. Quale sarà in questo momento né io né altri siamo in grado di poterlo dire, non lo sono io che sono il sindaco, quindi certo, non lo sa neanche il responsabile dell'ufficio tecnico. Le strade potrebbero essere potrebbero essere due o tre, quindi per chi è del mestiere è facile capire quali sono. O si va a differenziata con un progetto sperimentale, oppure si va ad affidamento alla ditta aggiudicataria che è la sede stessa, con un periodo di transizione che non si sa quanto sia, anche questo non si capisce bene, perché poi bisogna vedere se si può partire o non si può partire, quando si partirà, oppure si continua così a raccogliere in maniera indifferenziata, con un danno notevole perché è aumentato notevolmente l'importo di conferimento a discarica. Certo, le volevo dire sindaco, visto che la gente ci chiede per strada, ecco, gli ingombranti. Io gradirei se c'è qualche domanda. Sì. Allora, gli ingombranti in questa seconda ordinanza ci stanno tranquillamente. Domani noi è stata un attimino una falla, diciamo un piccolo mancanza di comunicazione, perché abbiamo questo difetto noi, purtroppo me lo riconosco, ho fatto un rimprovero. Gli ingombranti saranno raccolti, chiaramente non abbiamo dato il numero a cui bisogna chiamare, da domani sarà attivato il numero, chiamate cortesemente, non lasciate gli ingombranti per strada, perché non è uno spettacolo bello. Attenzione, da domani, se non domani, dopodomani, emetterò una nuova ordinanza, perché stiamo registrando che parecchi cassonetti sono vuoti e le buste della spazzatura vengono lasciate fuori dal cassonetto. Allora domani aumenteremo l'importo della sanzione e piccheremo di brutto sia su chi lascia la busta fuori dal cassonetto, sia soprattutto chi lascia gli ingombranti. Stiamo registrando parecchie segnalazioni di gente che viene a lasciare gli ingombranti da comuni vicini al comune di Melito. Abbiamo chiesto e faremo vigilanza anche notturna, sposteremo anche probabilmente l'orario di servizio dei nostri vigili urbani, chiederemo, e abbiamo già chiesto, lo faremo con nota scritta, una collaborazione ai carabinieri, alla finanza e anche alla polizia stesso, alla guardia, perché no, anche alla guardia forestale. Perché io dico, se si va a Reggio, l'ho detto, lo voglio ripetere, e non trovi un parcheggio con la macchina, che fai? Parcheggi in doppia fila o giri fino a quando trovi il posteggio libero? E mi sembra che se ci sono delle regole è giusto che si inizi a rispettarle. Certo, certo. Abbiamo una telefonata, vediamo, pronto? Pronto? Pronto, sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, chi parla? Come va, sto a posto? Chi parla? Pronto? Sì, pronto. Antonella, buongiorno. Ecco, il sindaco ti sta ascoltando, Antonella, buongiorno. Io sono curiosa di dire al signor sindaco. Prego. Sanzione, spazzatura fuori dai bidoni. Ho capito male? Sì. Ma i bidoni come li apriamo? Ecco, io gliela stavo chiedendo. E allora, Antonella, ci diamo del tu, ti ringrazio, è una segnalazione giusta. E questo è uno dei problemi che abbiamo ereditato. E ci stanno tanti. In settimana verranno cambiati paio di, o meglio sostituiti, perché c'è qualcuno che addirittura quello a Porto Salvo per esempio è capovolto, perché non si riusciva neanche più a imbragarlo. E nel vecchio contratto la ditta che svolgeva il servizio doveva avere cura di mantenere i cassonetti in perfetto stato di funzionalità e di efficienza ed efficacia, sia estetica che funzionale. Allora io vi invito, e lo faccio da padre di famiglia, se c'è il cassonetto che non si apre, soprattutto i giovani, quelli che abbiamo la possibilità di avere la macchina, giriamo e troviamo quello vuoto, fateci sta cortesia, collaborate con noi. Ma sono parecchi quelli. E lo so, no, lo so. Quello è, perché per quanto tu
posso girare. Lo so, però si troverà, c'è qualcuno che non ha neanche il coperchio, c'è qualcuno con la cassettina, però le posso dire che io l'altra mattina erano le 7:10 a Prunella, ho visto la macchina ferma, è scesa la badante, c'erano due signore a bordo macchina, una alla guida e l'altra, è scesa la badante, prende la prima busta a terra, prende la seconda busta a terra, prende la terza busta a terra, al che io gli ho detto che è una grande scostumata, e non aggiungo altro. Diciamo che avrei voluto pure prenderla a schiaffi, scusatemi, perché c'era una fila di cassonetti vuoti e c'era qualche, sì, è vero, c'era qualche busta a terra, ma ciò non giustifica il fatto che tu devi, perché c'è una ne devi buttare altre 100 o perché ci sono 100 ne devi buttare alla 101esima. Ci sono a Prunella, una fila di cassonetti. No, ma ci stanno a Merito Antonella, dai, se giriamo vi posso dire che in questo momento li troviamo i cassonetti vuoti a Merito, dai, e dovete dare, diamo a Cesare quel che è di Cesare, in questo momento spesso i cassonetti sono vuoti, dai. Ma sono vuoti perché giustamente il problema di aprire, io parlo di me, io non scendo da aprire perché poi c'è un odore. No, Antonella, cioè, che mi dispiace che tu dici io non scendo da aprire. Io te lo dico proprio apertamente, io ad aprire non scendo perché scendere là significa andare a calpestare. E sbagli, Antonella, sbagli. Ti chiedo scusa, ma sbagli. E allora facciamo, e allora fai come fanno gli altri. Se tu critichi gli altri e poi ti comporti come gli altri, no, stai sbagliando. Se gli altri la buttano e non mi danno il modo di scendere. E allora Antonella, e non facciamo come il cane che si morde le cose. Pensiamo a quello che facciamo noi e non sbagliamo come sbagliano gli altri. Che hanno buttato gli altri, mi devo mettere ad aprire il cassonetto. Antonella, in settimana ci saranno parecchie sanzioni. E anzi se tu fai come gli altri, spero che tra quelle sanzionate ci sia pure tu. Stai attento, Antonella, quindi, perché ti becchi una sanzione. No, fondamentalmente vai a trovare la cosa che si può aprire il cassonetto. E mandi, allora, se non vuoi andare tu, mandi i tuoi figli. Sì, no, loro lo faranno. Lo faranno come lo fanno i miei figli, tranquillo. Non c'è problema. È tutto aperto, là, tanto si può buttare. Sì, là si può buttare. Va bene, grazie Antonella. Siamo sempre al buio? Siamo sempre al buio. Il 29 verranno aperte le offerte, abbiamo fatto la gara e diciamo che per il 15 di novembre, questa è la scaletta che dobbiamo, non dovremmo avere, dovremmo aver, diciamo, il servizio garantito da cima a fondo. Ok Antonella, se grazie. Poi qualche giorno in più, pazienza, ecco. Grazie. Okay, grazie, ciao, grazie, buona domenica. Allora, sindaco, io gliela stavo facendo questa domanda perché molte sono le persone che mi dicono: ma come facciamo ad aprire i cassonetti visto che non c'è? Ecco, qui c'è un messaggio, la gente che deve capire, insomma, ecco, sono i primi a chiedere, a farvi domande, sono i primi a non rispettare le regole, Alessandra. Insomma, sono i primi quelli che rispettiamoli noi, Alessandra. Vabbè. Bene, la spazzatura, sindaco, abbiamo parlato anche di questo argomento, i cimiteri, dai. I cimiteri erano un impegno, vabbè, e c'è la commemorazione dei defunti 1 e 2 novembre e si è fatto tanto in questi giorni. Un appello. I cimiteri, noi tra mercoledì e giovedì finiamo, abbiamo finito al cimitero di Merito Vecchio, abbiamo finito al cimitero di Pentidattilo, dove forse erano 3 anni che nessuno tirava un filo d'erba. Ci sono andati ieri, c'è andato qualcuno dei miei consiglieri, qualcuno dei miei assessori e mi ha colto di sorpresa quello che mi ha detto il consigliere Scrivo. Dice: io sono un precisino, ti posso dire che è stato fatto un ottimo lavoro, mi complimento con me stesso, con la nostra squadra e con chi ci sta vicino, ma spero al contempo che questo possa mantenersi nel tempo. Quindi un appello, svuotate, togliete fuori i vecchi, dateci una mano, aiuto a mantenere il giusto decoro nei cimiteri. Il cimitero è un luogo sacro, il cimitero è dove un posto dove non possiamo pensare di fare
scempio. Quindi i fiori, le buste di plastica e quant'altro. Certo, bisogna... Ci saranno dei cassonetti, ci sono, saranno magari spostati, eccetera. Conferiamo nei cassonetti, grazie. Questo per quanto riguarda i cimiteri. Dicevo, il cimitero è rimasto solo il quarto lotto, il lotto che è stato ampliato al cimitero di Lembo. Abbiamo ritardato un po' perché in passato, quando si è intervenuto, c'è stata qualche richiesta di pagamento di vetro danneggiato. Abbiamo fatto per ogni edicola funeraria il rilievo fotografico e le abbiamo fascicolato e messo esposto per far sì che se qualcuno vuole fare il furbo dicendo che il vetro l'abbiamo rotto noi mentre facevamo la pulizia, poi abbiamo la documentazione per poter controbattere. Bene, allora sindaco, tocchiamo l'altro argomento, che la scuola. Le devo dire che sono tante le signore, le persone che ci chiedono, ce lo dicono per strada. Lei è il sindaco che chiude le scuole? No, vuole le scuole? Assolutamente no. Allora, ecco, la signora Giordano. La signora Giordano, ecco. Lo so, ci ho parlato con la signora Giordano. Mi sembra che ci ho parlato. Forse abbiamo un'altra telefonata. Sì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Prego? Telemerito? Sì, Telemerito della Sud 95. Prego. Io desidero sapere. Sì, il tuo nome. Il tuo nome da dove chiami? Cosa? Il tuo nome da dove chiami? Salvatore D'Amelio. Salvatore. Salvatore, ascoltaci per telefono, perché per televisione magari ci senti sempre... No, è tutto basso. No, va bene, ok. Prego. No, io voglio sapere, le luci al paese vecchio è più di un anno che mancano. Io ho dovuto comprare le lampadine per poter mettere la luce fuori. Dimmi tu qualcosa dobbiamo fare. Allora, Salvatore, ti do del tu, te lo dico io che sono il sindaco. Abbiamo fatto la gara, il 29 verrà aperta la gara a Merito Vecchio, onestà per onestà. Vedi che siamo intervenuti in estate e non mancavano molte lampadine. Ci sono zone in cui purtroppo non siamo riusciti a intervenire. Capisco che le esigenze, tutti vogliamo tutto, però dateci pure il tempo. Non è che voglio tutto, sindaco. Salvatore, ascoltami. Allora, noi, credimi, stiamo facendo veramente salti mortali. Quei pochi soldi che abbiamo spostato nel bilancio, con la variazione di bilancio, diciamo che l'80% è finito sulle scuole. E fortunatamente c'era qualcosina per le luci, abbiamo dovuto arrangiarci. Sulle luci avevamo tre gare aperte e abbiamo dovuto purtroppo mettere in fila una serie di documenti per far sì che il non intervento con una ditta che si era aggiudicata la gara non ci costi più dell'intervento che bisogna fare per riparare le luci e ripristinarle. Quindi magari voi non siete del mestiere, però credetemi, stiamo... Io ho fatto l'infermiere e ti devo dire una cosa, ora sono quasi un anno. Bello mio, quasi un anno, Salvatore. Non era questa amministrazione. Quasi un anno, Salvatore, non diciamo. Allora ti devo dire che veramente, scusami, se è quasi un anno o un anno a una sola stagione. Un anno che siamo senza luce. Ma sì, un anno, ma noi, Salvatore, noi siamo arrivati l'1 di giugno e ti posso dire che c'è stata la gara di mountain bike. E al paese vecchio, il paese vecchio è stata una delle frazioni più attenzionate. Ci sono zone in cui le luci mancano per intero. Io ho dato un input all'ufficio tecnico per quanto allora, riguarda è una grande cortesia. Non è un nostro sì, dimmi, poi... la scalinata dietro la chiesa di Immacolata, sali fino in fondo dal dottor Orlando e vedi se c'è luce. Salvatore, a Merito Vecchio ti posso dire che non, complessivamente tutto Merito Vecchio non mancano più di 10 lampadine. Se tu vai a Muso Puniti, ma la parte nostra mancano di più, non c'è nessuna. Salvatore, se ci date la pazienza, io vi ho detto che il 29 verranno aperte le buste. Quale? 29 di ottobre. Il 30 verranno aperte le buste. Abbiamo avuto qualche
pure qualche disguido che ci ha fatto qualche ritardo di 3-4 giorni, però credimi, non dipende dalla volontà del sindaco. Magari ci figurati se parli male di me, se c'è una critica costruttiva, un appunto, è chiaro, io ti posso dire che se magari io avessi seguito con più attenzione qualche giorno l'avremmo bruciato, ma stiamo parlando di qualche giorno. Però credimi, io sono uno che mi sono abituato, sto facendo callo, non mi fido neanche dell'ombra mia ormai, diffido di tutto e di tutti, e sono uno che passa intere giornate al telefono, a consultarsi, ad avere, non lo faccio perché sono stronzo, lo faccio perché se si guardano le carte con più teste, con più occhi, si sbaglia in meno, e noi, Salvatore, non possiamo sbagliare, non dobbiamo sbagliare in meno, non ci possiamo permettere il lusso di sbagliare, perché qua ci stanno aspettando. Cioè qua un errore, puoi fare 100.000 cose giuste, ma se sbagli uno anche in maniera, diciamo, casuale, poi là pagherai per tutto. Io mi auguro, perché ho figli, ho famiglia, e ti posso dire che un rimprovero me lo faccio, io sto completamente, ho perso quasi completamente, non mi spaventano i 7 kg, l'emorragia da stress all'occhio eccetera, io ho purtroppo un rimprovero me lo devo fare, perché sto perdendo il contatto con la mia famiglia. Ti posso dire, non mi vergogno di dirlo, mia mamma l'altra sera, così una battuta, disse: ah, se era saputo figlio, disse, che maledetto il giorno che tu votai, così ha detto mamma. Quindi, e la mamma è mamma, Salvatore, la mamma dice, sì, dice le cose col cuore, dice le cose col cuore la mamma. Va bene, Salvatore, va bene. Grazie. Grazie a te. Grazie per il tuo intervento. Grazie a voi. Grazie. Bene, e Salvatore, questa le luci al Paese Vecchio. Parlavamo delle scuole. La signora Giordano dice: la scuola alla Marina. Io, è vero che c'è questa voce, allora, in giro, il 27 di ottobre. Allora, il 30 di ottobre verranno aperte le buste per la scuola. La scuola è uno dei punti che noi abbiamo messo come diciamo punti cardine, punti su cui non si deve discutere. Noi abbiamo fatto, e vi invito tutti coloro che ci ascoltano a partecipare al Consiglio Comunale aperto domani. Chi vuole avrà voce. C'è una domanda? Sì, prendiamo questa telefonata. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, il suo nome? Nucera. Nucera. Volevo dire al sindaco che sta dicendo delle cose molto intelligenti, però non so se ha capito che Melito purtroppo è un popolo di caproni. No, signora. Signora, ascoltatemi. Non è così, signora. A Melito, ascoltate, dobbiamo acquisire fiducia in noi stessi e dobbiamo avere la presunzione di crederci. Non mi stancherò mai di spendermi in questa direzione. È quello che si dovrebbe fare. Signora, ma se voi vi rassegnate, signora. Ma purtroppo, se lei si guarda intorno. No, signora, non siamo soli, non si preoccupi. Signora, c'è tanta gente. No, per carità. Signora, le posso dire che, allora, le do io un numero, signora. Noi abbiamo fatto 178 riparazioni con i nostri operai. Si può dire tutti che gli operai non hanno lavorato, che sono stati stronzi, però io ho chiesto agli operai un'inversione di rotta, e vi devo dire, lo dico, non tutti, per una stragrande maggioranza degli operai del comune, dei dipendenti del comune ci sta seguendo. E sta venendo, non è che deve venire dietro noi. Ha capito che noi vogliamo quel cambio, e o si partecipa con noi o si rema contro. Allora, in effetti signora, 178 riparazioni di acqua, una sola abbiamo fatto con la ditta esterna. Le posso dire che quella con la ditta esterna, fatta in una notte, ci è costato molto. È caduta la linea. Va bene, grazie alla signora Lucera. Intanto, ritorniamo alle scuole. Sì, no, intanto, sindaco, le voglio leggere qualche messaggio, perché è giusto. Sì. La collaborazione è la cosa migliore. Merito ha bisogno di vincere e perdere insieme. Tutti unanime, quindi svegliamoci e lasciamo lavorare il sindaco e l'amministrazione comunale per il nostro bene. Un saluto di cuore. C'è un altro messaggio. Lasciato lavorare il sindaco, le cose si fanno bene e con calma. È l'unica persona che si è davvero impegnata per Merito.
questo è quello che pensa la gente, insomma, che si sta scrivendo. Ritorniamo alle scuole. Io non sono il sindaco che chiude le scuole. Io qualcuno mi ha detto che è ben contento, che devo fare assumere un atto di coraggio e che devo chiudere tutte le scuole. Io diciamo che è una sfida a chi non accetto. Non serve chiudere le scuole assolutamente, altrimenti l'avremmo fatto. È servito chiudere, richiudere la scuola di Marina, perché per me la scuola di Marina era chiusa con un'ordinanza sindacale. Io vi invito a partecipare al consiglio comunale di domani, vedrete perché ho fatto una nuova ordinanza di chiusura. A che ora è il consiglio perché comunale? Il consiglio alle 4 inizierà alle 4 e mezza e dobbiamo dire una cosa. A me dispiace, io sono ultra convinto che la scuola per natura deve essere la mattina. Noi abbiamo, io ho ricevuto personalmente, mi sono incontrato con i parroci, mi sono incontrato con il direttore, con la direttrice, con il direttore di altre scuole, e sono venuti da me all'ufficio, c'erano i miei assessori, i miei consiglieri, e abbiamo praticato tutte le strade per arrivare alla... Ho registrato, qualcuno ha detto e vuole un attimino tirare in ballo in maniera pretestuosa Vicky Ruggini tra me e la direttrice didattica, assolutamente. Io lo dico con un punto, diciamo, di orgoglio e di soddisfazione. Noi abbiamo fatto il giro istituzionale con l'assessore in Toscana, siamo andati noi a trovare il prese della scuola media, siamo andati noi a trovare la direttrice didattica e abbiamo portato assieme all'assessore Emma Toscano il mazzolino di fiori, un gesto sentito ma non obbligatorio, quindi era un gesto per dire cosa fatta a capo, andiamo avanti, dimentichiamo il passato, oggi io sono il sindaco e intendo aprire un dialogo costruttivo, un dialogo e lavorare in sintonia e come squadra. Noi abbiamo aperto la scuola di Brunella e la scuola di Brunella è stata chiusa con una comunicazione che io onestamente non riesco a vedere, perché nel momento in cui si chiede per Brunella l'agibilità, io non mi vergogno di dire che nessuna scuola ha merito all'agibilità, tutte le scuole sono prive di agibilità, e privo di agibilità anche il centro COM. Quindi il centro della protezione civile delle allerta è privo di agibilità. Questo non significa che non è agibile, questo non significa che le scuole non sono sicure. Noi abbiamo avuto l'ingegnere Porco, domani sera probabilmente sarà anche parte attiva del consiglio comunale. Io ho, qualcuno dice che io sono fissato con Brunella, l'ha detto l'ingegnere Porco, la scuola più sicura oggi tra tutte le scuole di merito è quella di Brunella, perché col sistema di controllo che è stato posto in essere a Brunella ogni due ore c'è un sistema di controllo che scarica al computer qualsiasi spostamento infinitesimale, quindi ci registra il millesimo di millimetro, e in due mesi che è stato montato questo sistema di controllo, un mese e mezzo quant'è, nulla si è mosso. Quindi se l'ingegnere dice, e lo dice come padre di famiglia, lo dice pubblicamente, mandate i bambini a Brunella con molta più tranquillità di quanto lo potete fare alla Marina. Vabbè, non lo dice perché di parte indossa la maglietta di Melito nel cuore e contro la presa dal direttrice didattico alla scuola. Noi abbiamo dato la disponibilità, l'abbiamo data ai parroci dell'intero piano di Palazzo Manganaro per spostare gli uffici. Abbiamo dato personalmente, ho detto che ci spostiamo sindaco, segretaria e segreteria alle prime tre stanze del primo piano, e gli ho detto io a Don Domenico, se non vi offendete spostiamo noi l'arredo del Megali provvisoriamente, tanto saranno due mesi, tre mesi. Noi abbiamo nell'appalto che abbiamo fatto, non sono quattro soldi, la Marina necessita, abbiamo fatto un appalto per 28.300 euro, non sono 3-4.000 euro. E poi ci stanno tante cose, io ho ricevuto pure una diffida per la scuola Marina,
la diffida che mi è stata notificata col messo giudiziario è un atto che onestamente vi posso dire che mi lascia non con la mare in bocca, né mi lascia bastonato, mi lascia perplesso, mi lascia sbigottito, perché è un atto che onestamente non riesco a capire. Comunque, e ne discuteremo anche di questo domani. Ecco, sindaco, allora, questa data è vera per la scuola Marina di Melito o no? Il 27? Il la 27, scuola... il 27 ottobre? Si riapre la scuola. Ma il 27 ottobre come si fa a riaprire la scuola Marina? C'è questa voce in giro. Non che... c'è un'ordinanza mia, la preside aveva, noi abbiamo fatto il consiglio, abbiamo convocato il consiglio comunale aperto dopo, dopo un'ora circa, due ore, sulle problematiche della Marina mi è stato detto che la preside riapriva la scuola. La Marina non è in condizione di poter essere riaperta, punto. Benissimo. Non si discute, non ci sono le condizioni, ma non perché lo dico io, perché lo dicono i tecnici. Alla Marina c'è l'intero tetto, il tetto del piano sopra che è sforellato, ci piove dentro. Io vi invito a vedere il sistema di raccolta acque che è stato fatto all'interno del primo piano, dove c'era un'ordinanza e nessuno poteva entrare. Cioè, allora, un'ordinanza del sindaco è qualcosa che merita rispetto, che va osservata. Questo non è il paese di nessuno, questo è un paese dove tutti erano abituati a non rispettare le regole. Le regole, se ci sono, vanno rispettate da chi che sia. A maggior ragione se il soggetto preposto al controllo è un'istituzione. Quindi, dico, io non voglio sparare sulla Croce Rossa. I bambini non è, come dice qualcuno, una lite tra il sindaco e la preside della direttrice didattica. Assolutamente, io non litigo con nessuno. Io invito tutti quanti invece a rispettare le regole, a... Noi abbiamo fatto tutto il possibile per consentire il regolare svolgimento delle lezioni nell'orario mattutino e intendiamo farlo anche quando interverremo nelle scuole di Pilati, nelle scuole di Annà e nelle scuole di Lacco. Quindi queste scuole verranno chiuse? Allora noi così ci capiamo, il 30 mattina verranno aperte le buste, verrà aggiudicata la gara, il tempo di fare il contratto bruciando i tempi, cioè ci sono gli adempimenti tecnici, riserva di legge eccetera eccetera, controllo dei documenti antimafia, il 9... speriamo anche prima, nella peggiore delle ipotesi il 9 mattina, il 9 di novembre, partiranno i lavori e mentre si fanno i lavori, sono lavori per 28.300 euro a base d'asta, nessuno se non gli addetti ai lavori possono entrare dentro la scuola, ok? Perché così come spiegato in maniera semplice, se noi dobbiamo togliere il catrame che c'è sul tetto, rifare la sciarpa, così ci capiamo, parlo in maniera proprio elementare. E poi rimettere il catrame, così dentro non piove più. Se mentre si fanno i lavori nel tetto va fatto un ponteggio, un colpo di vento, una distrazione di operaio, cade una pala, una cazzuola, un secchio col cemento, un ponteggio, ma stiamo scherzando? I bambini possono frequentare la scuola? No, assolutamente. Al piano terra, e questo è pacifico, c'è anche... Ma non lo può consentire nessuno, neanche io, cioè ammesso che fossi io il responsabile della sicurezza di cantiere, ma non esiste. Poi va fatto, il tetto all'interno è completamente sforellato, quindi va fatto un intervento di demolizione corposo che ha un impatto notevole. Quindi si sta lavorando per quanto riguarda le scuole. Abbiamo dato 45 giorni, quindi possiamo dire serenamente e in coscienza che a scanso di eventi climatici corposi, duraturi, al ritorno dalle vacanze natalizie, il primo piano, quindi le 5 classi che attualmente stanno svolgendo le lezioni di pomeriggio e che per noi da domani mattina ci sono le condizioni per già potevano tranquillamente, anzi avrebbero potuto rimanere tranquillamente a Prunella, si sarebbe potuto svolgere le lezioni si sarebbero potute svolgere tranquillamente di mattina a Prunella. Il fatto che ci è stato chiesto l'agibilità per Prunella entro 2 giorni chiudiamo la scuola è un atto che io non solo non è che non ho digerito, era un atto che non doveva essere fatto e lo dico
ma non davanti alla radio, lo dico fino alla nausea. Brunella non doveva essere chiusa. Ora non si vuole riaprire Brunella? Abbiamo proposto Musa, stiamo attendendo risposta. Abbiamo detto che siamo disponibili allo spostamento degli uffici a spese nostre con l'intero Palazzo Manganaro, con le tre stanze. Quindi abbiamo il piano A, il piano B, il piano C, il piano D. Vabbè, non intendiamo però soprassedere a questo, perché poi è difficile. Guardate che c'è stato un genitore che mi ha detto: io chiudo, noi marito e moglie chiudiamo la bambina che è 9 anni e 6 mesi dentro casa la mattina, sindaco, se succede qualcosa io vengo da lei, non vado dalla direttrice, è lei che è la prima autorità del comune di Melito. Io sto vedendo e sto aspettando qualche altra risposta, perché se c'è la possibilità sono pronto a fare anche altre ordinanze, non solo quella di chiusura. Badiamo bene, Certo. Sindaco, mi piacerebbe conoscere il pensiero del sindaco circa le posizioni assunte dal suo vice sui social network ieri sera. Le condivide o sono posizioni personali del vice sindaco Piero? Allora, mi auguro che sia Piero Surfaro, e avrei gradito una telefonata da Piero. Piero, spesso io non condivido il comportamento di Piero, lo dico apertamente. E se è Piero Surfo, no? Se è un altro Piero, se è lui. Allora io ho invitato i miei, poi l'invito è personale, può uno recepirlo, io ho semplicemente invitato, non ho dato ordini, perché il sindaco non dà ordini, semmai chiede collaborazioni. Io ho invitato non solo Marcenò, ma tutti i miei a non commentare su Facebook. Questo non significa, sono stato il primo a dire che intendo mantenere un profilo basso, e l'ho fatto non querelando nessuno, ma non significa. Allora c'è un motto, Piero: buoni sì ma fessi mai, Io questa è una mia filosofia di vita. Allora andiamoci piano su certi, non facciamo i primi della classe, i leziosi, se così si può dire. Sbagliare è umano. Allora Mimmo ha tutte le ragioni per dire, perché il problema dell'ospedale è un problema serio, è un problema che non nasce con l'amministrazione Meduri, è un problema hanno creato tanti di quelli che oggi si riempiono la bocca. È un problema su cui scura, è stato chiaro. Io non permetterò a nessuno di darmi lezioni. Io non permetterò a nessuno di imboscarsi. Allora, i rami secchi vanno tagliati, gli sprechi vanno eliminati. Piero, se mi auguro, il mio numero ce l'hai, lo troverai su Facebook, eccetera. Io in privato, se mi scrivete, vi rispondo in privato, non scendendo a pettegolezzi, sempre se si mantiene il crisma dell'educazione e del buonsenso, altrimenti io lascio cadere la cosa. Ma lasciar cadere la cosa anche momentaneamente non significa non rispondere, tu lo sai e lo sapete tutti, gli insulti, non è finita qua la cosa. Ci sarà un proseguo. Io in questo momento ho inteso mantenere un profilo basso. Avevo detto che non intendevo querelare all'epoca, quando c'è stato l'articolo sul dispaccio, eccetera. Mi sono dovuto ricredere e ho dato le pratiche al mio avvocato, perché ci sono sulle cose che delle risposte vanno date, delle prese di posizione vanno prese, perché poi la gente si convince che se uno non risponde, magari l'altro, che dice tante e tante fesserie, potrebbe pure avere una parte di ragione. Dico potrebbe avere una parte di ragione. Parlo sempre senza peli sulla lingua, sono uno che sono diretto fino alla nausea, lo sarò fino alla vita. Se c'è un sereno confronto, possiamo anche litigare, ma poi non porto ruggine, acredine, riesco ho il perdono facile. Quindi se Piero, se Surfaro Piero è tifoso juventino, quindi veda lei. Non c'entra la vizia con Piero, può essere una battuta, anche ci sono anche i juventini stronzi.
No, sindaco, grazie. Anche il vice sindaco è juventino, quindi... Mattina. Senta, sindaco, altro messaggio per lei. Molte parole e pochi fatti. C'è un buco sull'Andrea Costa, veda lei, grazie. Sì, è da una settimana che c'è il buco sull'Andrea Costa. È quello all'angolo... Il sindaco sa tutto. Il all'angolo, all'incrocio con la strada che porta all'ospedale, lo sappiamo. Come facciamo? Ci sono due soluzioni: intervenire con i nostri operai o darlo a ditta esterna. Se lo facciamo con i nostri operai è un costo, se lo facciamo con la ditta esterna ha un costo che è 20 volte il costo che ha con i nostri operai. Però, come si suol dire, lo diciamo così con un vecchio proverbio: o va all'acqua o una cafigliola. Insomma, dai, il buco sarà coperto. Altro messaggio per lei: una cosa volevo dirvi. E poi il problema, allora, onestamente, dai, il problema è il buco sull'Andrea Costa. No, insomma. Allora guardiamo a quello, cioè guardi, allora voi non lo vedete, però guardiamo a quello che c'è dietro il mondo della depurazione, ah, della fognatura, delle perdite idriche, della luce, certo. Della pazzatura. Anche quello è un problema, però dell'ospedale, del personale, esatto, del giudice pace, cioè sindaco, abbiamo poco tempo, però le voglio leggere altro messaggio. Una cosa volevo dirvi, di sicuro sai chi sono. Bene, sì, io vi seguo sempre e ti giuro che è triste assistere a tutto questo. Mi sembra di essere in un tribunale dove il sindaco si deve difendere, a mio avviso, per l'operato che sta facendo nell'interesse di tutti i cittadini. Ecco, io non sono di merito e davvero io non ho mai avuto nel mio paese un sindaco così interessato al bene del comune. Viva il vostro sindaco, gli auguro veramente un grosso in bocca al lupo. Gradiremmo sapere pure chi è, così non riesco a saperlo io. Non è di merito, è di un paese lontano. Va bene, non sto facendo niente straordinario. Sulla Ionica, sto facendo quello per cui mi sono candidato. È una tifosa della Juventus. Vabbè, fa sempre Forza Juve. Sto facendo e stiamo facendo. Io colgo l'occasione di ringraziare e vi ripeto, io ieri ho avuto un pizzico di orgoglio, di felicità, quando il consigliere Scrivo mi ha detto: io che sono un precisino, sono contento di quello che abbiamo fatto per i cimiteri, però adesso mi arrabbio e mi arrabbierei se vedo quello che ho visto proprio avantieri all'Acco. Noi abbiamo bonificato un gran pezzo di strada, c'erano i cassonetti vuoti, passavano i ragazzi a figgere i manifesti, quindi quando dico ci sono tante cose da fare, abbiamo effessi i manifesti del Consiglio Comunale con i nostri operai, non dico, quindi gli operai, poi stiamo pittando la chiesetta a Merito Vecchio perché la stiamo lavando, la stiamo spolverando, perché poi giorno 1 è alle porte, c'è la chiesetta io non mi devo difendere assolutamente, non sono in tribunale, non mi devo giustificare con nessuno, sono uno che ha la coscienza a posto. Sono convinto, e sarei ipocrita a non dire questo, che ho una squadra che sta lavorando bene, e poi se a dire che non stiamo lavorando bene è qualcuno che ha ricoperto ruoli istituzionali nelle passate amministrazioni e ha lasciato quello e ha creato quello che accade a merito, va bene, sono felice che la pensi così chi sta dall'altra parte, e deve prendere atto però che a merito il vento è cambiato, perché quelli che hanno gestito per anni adesso hanno il vento in faccia. Sindaco, forse noi ce l'abbiamo alle spalle. Sindaco, lei deve stare un po' più calmo, tranquillo, adesso c'è il pranzo della domenica, siamo quasi al termine. Ho un pranzo di laurea, faccio gli auguri all'amica che mi ha invitato con la famiglia. Nicola, mi chiama Nicola. Nicola, se è un operaio rispondiamo. Sì, però non posso rispondere, insomma. Nicola, devi chiamare allo 0965 78 15 02, Nicola, non posso risponderti. Niente, sindaco. 78 15 02, Nicola è uno degli operai, come tanti quanti, chiamo lui e ringrazio lui per il suo tramite, voglio ringraziare tutti gli operai dell'ufficio tecnico. Quindi Nicola, se mi stai ascoltando, se mi chiami nel mio cellulare, Nicola, non posso Pippo, mandarti... tanto per fare un Giovannino, tutti i ragazzi che stanno lavorando stanno veramente, hanno capito. Eccolo, forse... hanno capito che il vento è cambiato. Forse è lui, vediamo, pronto? 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 Sì, pronto. Ah, Pippo. Nicola, ciao. Devi abbassare il volume, altrimenti ci devi ascoltare solo per telefono, Nicola. Ecco. Ci sei? Pronto? È caduta la linea. Niente, Nicola. Ritenta, Nicola. Vabbè. Senta, condivido con il signore del messaggio di prima. Vorrei dire al sindaco continuare nel suo scopo per merito che sarà gratificato.
insomma la gente la vuole bene, sindaco, a prescindere da quelli che no. stanno facendo. Devo dire, vediamo se Nicola. Pronto? Pronto? Nicola. Buongiorno al sindaco, buongiorno a te. Buongiorno. Okay. Vai Nicola, sei in diretta. Niente, e allora volevo dire questo. Praticamente ringrazio il sindaco a nome mio e di tutti gli operai. Siamo 11-12 persone che stiamo cercando. Lo ringrazio perché ci ha dato carta bianca per fare qualcosa di buono. E noi certo. noi stiamo mettendo sia la carta sia la pelle, come suol dire. Ci state mettendo l'anima, dai. Ecco. L'anima è normale, lui è sempre con noi in tutti i momenti che lo chiamiamo, è presente, lui, l'ufficio tecnico, gli assessori. Stiamo lottando perché dobbiamo dare lustro ai cimiteri, entro mercoledì. Sarà tutto pronto. Giusto? Pronto? Ci dispiace Nicola, ti cade la linea. Nicola, dove sei? Da dove stai chiamando, Nicola? Registriamo che dici nei cimiteri. Ah, no, forse c'era. Pronto? Sì. Ci sei? No, sono dentro il cimitero. Ah, sei dentro? Sì. Vedi se riescono a rompere qualche altra fontanella oggi. Stai lavorando, insomma, dai. Sì, ecco. Niente. Domani sistemiamo le fontane, completiamo la pulizia. Le fontane che diciamo sono state rotte, sì, come è stato, sì, sono stati bucati i serbatoi del campo sportivo, sì, le cisterne, sì, del campo sportivo. Ringraziamo, sì, questi, sì, incivili, questi vandali. Comunque volevo dirti complimenti, Nicola, sì, perché un dipendente del comune che dice questo al sindaco adesso è una cosa emozionante veramente. E allora volevo cogliere, Nicola, scusami un attimo, tu ne sei testimone. Noi abbiamo avuto la signora La Torre, che ringrazio pubblicamente. Perfetto. Dici tu quello che ha fatto, Nicola, dillo. Niente, ci ha regalato molte attrezzature, io ho fatto la lista, che il sindaco vuole ringraziare la signora. Bene, complimenti. Degli spugliatori elettrici e quant'altro. Regalo della signora La Torre. Sì, La Torre. Omaggio al comune. Ferramenta La Torre. Benissimo, complimenti veramente. Questa è una cosa, un atto buono, che la ringrazio. Hai fatto bene a dirlo. La signora ha detto: è fin quando c'è la tua amministrazione, sindaco, il mio negozio è a completa disposizione, senza soldi. Bene, questo. Devo dire pure un'altra cosa: certo. Che io mi sento tutti i giorni con Genovese, che è della BR, una persona molto disponibile, la chiamo in qualunque momento. C'è un senso di collaborazione totale, insomma, ecco. Che vuoi che ti dica, speriamo bene, insomma. No, io come vi noto io nel corso delle giornate, anche tanta gente sta vedendo gli interventi che fate, come vi state prodigando, veramente nel senso che volete effettivamente aiutare l'amministrazione, soprattutto. Guarda, perché io dico questo, noi fino a ieri sera alle 7 abbiamo tolto frigoriferi e materassi in tutti i punti. Dico questo, la sensibilità delle persone deve essere che questo non si deve fare. Certo. Devono chiamare. Ecco, che numero bisogna chiamare, sindaco, per gli ingombranti? Allora, questo ogni intanto anche il sindaco è spiazzato, non lo so. Non lo sa. Domani avremo modo di metterlo sul sito. Ecco. Noi, diciamo che uno dei nostri difetti, ce lo stiamo trascinando, è quello della comunicazione. Ecco, perché da una parte abbiamo io non mi nascondo dietro un dito, abbiamo la stampa che è contro, sappiamo anche i motivi, diciamo che non ce ne facciamo ragione perché non c'è un motivo. Certo. L'unico motivo è quello che abbiamo detto la verità. Abbiamo detto quello che era giusto dire nel momento in cui andava detto. Quindi è un messaggio per chi dovrebbe capire. Comunque fateci sapere il numero, così magari lo comunichiamo tramite radio, dove la gente deve chiamare. Sarà nostra cura farlo, scriveremo, manderemo l'ennesimo comunicato stampa. Quindi Nicola, per concludere, ieri sera hai fatto questo lavoro insieme ad altri. Sì, hanno fatto, non è solo, sì, Nicola. Fatto l'una e l'altra, insieme agli altri. Tutta la squadra e tutti i miei colleghi. Massima disponibilità. Nell'elenco di cose da fare domani c'è la buca di via Andrea Costa?
Sì. Vediamo questa buca di via Andrea Costa. Nicola. 10 minuti fa sono andato con l'ingegnere Romeo a verificare. Domani mattina sarà il nostro amico che ha chiamato per la buca di Andrea Costa sarà coperta entro domani sarà sistemata. Grazie Nicola, complimenti per quello che fate. Ciao, buon prazzo e grazie. Ciao. Grazie a lei. Ecco Nicola attivo. Senta sindaco, abbiamo veramente pochissimo tempo. Sì. Ecco. Lei dal 30 ottobre non sarà più il sindaco di Melito, come sta situazione? Qualcuno ci spera, rimarrà deluso. Io ho inteso mantenere un profilo basso perché onestamente forse dentro di me c'è un vulcano che riesco a trattenere a stento. È stata una scelta personale, mi sono imposto un silenzio, un profilo basso. Rispondiamo a quest'altra telefonata prima che lei... Pronto? Sì, vorrei parlare col sindaco. Prego, prego, signora, la sta ascoltando. Il suo nome? Maria. Maria, va bene. Ok, prego Maria. Acqua Melito Vecchio, Acqua Melito Vecchio. No, Maria. No, tranquillo. No, non è questo. Io non so come fa la gente a pretendere dopo 3 mesi, 4 mesi... Sono 5. Se tu sei sindaco, che fai le cose magiche? Giustamente, lei dice non è possibile fare tutto. In 5 mesi della nuova... bisogna avere il tempo. Anche 5 mesi. Certo, signora. Grazie. Perché c'era molto prima, quelli che c'erano... C'erano tanti altri problemi e nessuno ne parlava. E nessuno, ora che c'è l'ingegnere sindaco Meduri, pretendono tutti da lui. Ma lui è un guerriero, l'ha detto mille volte. Va bene, Peppe, non mollare mai. Va bene, grazie signora Maria. Prego. Grazie, altrimenti lo facciamo emozionare il sindaco, perché si emoziona facilmente. Quindi quando ha sentito... Quando ha sentito Nicola, l'ho visto. Visto insomma con gli occhi rossi, perché è contento di quello che sta facendo il suo personale. Allora sindaco, lei sarà il sindaco ancora per altri 5 anni o il 30 ottobre ci abbandona? Molta gente sarà contenta, tanti altri invece sperano di no. Ho avuto modo di approfondire. Ormai l'unico ricorso che rimane in piedi, perché quello che è stato fatto dal cittadino Crea, diciamo che è stato ritirato, attendo e spero di poter aver chiarito, semmai in un prossimo futuro, quel dubbio che mi rode, perché il Crea, cittadino svizzero residente all'Aire del comune di San Lorenzo, viene per 3 giorni a San Lorenzo per la morte del padre, dice pubblicamente di non conoscermi, di non avermi mai visto se non in una foto giornale, e mi piazza un ricorso. Rimane l'altro ricorso. Io ho parlato fino a giovedì sera con i miei avvocati, che ringrazio, Giovanna Cusumano e Carlo Monace. Ho avuto modo di leggere attentamente, di leggere, rileggere e leggere per la terza volta, e lo so quasi a memoria le note difensive, ma so anche a memoria quello che hanno scritto nel... Per me l'esito è scontato, ma non lo dico perché, è così, indipendentemente dalla sentenza dei magistris, dal discorso, perché il ricorso che mi è stato fatto non è per la legge Severino, è qualcosa di molto più, diciamo, elaborato in maniera, diciamo che il primo in Italia. E merita una risposta forte, una risposta che io darò dopo l'esito della sentenza. Subito. Ma la darò prima dell'appello, perché io do per scontato e sono convinto che l'esito sarà favorevole, però ci sarà l'appello e mi auguro che andranno anche in appello, però subito dopo la sentenza io farò incontrerò la mia gente, incontrerò Melito, e quel vulcano che ho dentro uscirà fuori, perché io
ho avuto modo di partecipare all'Ocri, alla commemorazione di Fortugno, ho incontrato tanti sindaci e vedo, che Melito veramente è un comune che, a cui si guarda molto. E l'unica cosa che viene messa in risalto è l'affettuosità che riversano, e ringrazio tutti i colleghi, tutti gli amici, e fa notizia una sola cosa, che nessun sindaco in nessun comune della, forse d'Italia, ha avuto e sta subendo tutti questi attacchi che poi sono figli della stessa mamma, sì. Sono figli della stessa parte, e quindi detto lei, ma vorrei dire anch'io, le elezioni sono finite. Il sindaco Meduri, il sindaco ricordo quello che ha detto la dottoressa Di Raimondo, quando il giorno in cui ci siamo insediati, il giorno in cui non c'era il ricorso di Marino, qualche giorno dopo che io ho restituito le dimissioni, perché io voglio ricordare a tutti, al mondo intero, che io ho avuto le dimissioni di Marino in mano, e Peppe Meduri lo rifarei oggi. Non me ne voglia il mio assessore Rocco Di Pietro, che mi ha detto: scusa, ma tu sei convinto e sei certo che oggi, avendo le dimissioni in mano, le restituiste dopo tutto quello che hanno fatto? Gli ho detto sì, sono convinto. E Rocco mi ha detto: allora sei scemo veramente. Così, e con quel tono borioso alla, certo, Rocco, ecco, colorito. Ti saluto Rocco, se mi stai sentendo. No, bisogna sempre tenere il coltello dalla parte del manico nel momento in cui ce l'hai, e non prestare mai il fianco, che sbaglino pure gli altri. Io ritengo che Marino ha sbagliato. Con questo non significa che l'ho perdonato e intendo perdonarlo, perché quello che ha fatto per me, per la mia famiglia, per il paese di Melito soprattutto, perché fosse una cosa personale o familiare, allora il perdono sarebbe naturale. Però quello che ha fatto l'ha fatto a tutta Melito, perché Peppe Meduri oggi è il sindaco di Melito, che piaccia o non piaccia, e non solo Marino, ma in tanti non l'hanno digerito. Allora, pazienza. Qualcuno pazienza. Dice, sindaco, per chiudere, perché abbiamo veramente, sì, pochi secondi, ecco, qualcuno dice che lei la deve smettere, lei deve fare il sindaco. Lei è troppo buono, questo dice molte persone, questo me lo rimproverano tanti. Io continuo a dire, per il mio tramite, tutti quanti si devono sentire sindaco, perché, beh, che significa essere sindaco? Non decidere da solo mai, essere accentratore mai. Io ripeto, qualcuno mi ha rimproverato che mi ha chiesto un incontro o su una problematica di cui abbiamo discusso oggi, e nella mia stanza c'erano altri 7 con me, tra assessori, consiglieri e presidente del consiglio. Beh, qual è il problema? No, una problematica come l'ospedale, come la scuola, certo, come la spazzatura, come la luce, io non faccio discorsi tette a tette, discorsi carbonari. Credo che qualcuno volesse dire, sindaco, mi perdoni, è che lei è troppo buono con i suoi nemici. Tempo al tempo, io ho detto che intendo mantenere un basso profilo fino all'esito della causa, che do scontato. Esatto. Non, ecco, dico questo. Perché per me sarebbe facile dire e rovesciare tante cose a chi ha puntato l'indice contro di me, dicendo tante inesattezze, tante falsità. Io per esempio, vabbè, questo lo dirò domani pubblicamente, non si possono tollerare e accettare così, in maniera come tante cattiverie gratuite che non stanno né in cielo né in terra. Io ripeto e lo voglio dire, buoni sì, ma fessi mai. E se qualcuno pensa che l'essere buono significa essere fesso o accettare perché non si hanno risposte, queste risposte il sindaco è uno che trova sempre le parole, le ha sempre trovate, e non deve attaccare per difendersi, semmai dirà le cose giuste al momento giusto,
e dirà tante cose che fino a oggi ha voluto tacere. Dobbiamo chiudere, sindaco. Sì. Dove incontrerà la gente di merito dopo la sentenza? Ci sta pensando? No, io siccome ritengo che ci saranno più di 400 persone. Sì, ma dove incontrerà? Via del Fortino potrebbe essere una soluzione. La villa comunale qua. Qualcuno, ecco, la villa comunale anche no, questa qualcuno mi ha detto il sindaco promette e non tiene assolutamente anche la villa, però rientra là e siamo un po' egoisti, stiamo cercando di risparmiare fino allo comunque spasimo. Comunque la villa comunale sì, verrà riaperta subito dopo i defunti, ma ecco subito dopo i defunti perché i bambini ci tengono. Sì. E noi siamo soprattutto per i bambini che sono il nostro cuore e il nostro futuro. Esatto. Prima il nostro cuore e poi il nostro futuro. Bene, sindaco, io purtroppo dobbiamo lasciarvi. Ci vediamo ancora, ci sentiamo per gli auguri di Natale. No, ci vediamo prima. Dobbiamo commentare la sentenza. Ah, la sentenza dobbiamo commentarla, quindi, certo. Non lo so se sarà immediata, il 30 venerdì c'è questo dibattito, quindi. Poi non lo so, spero che velocemente i giudici emettono questa sentenza che per me dico, ma non lo dico assolutamente, figuriamoci se io lo dico, perché penso di poter condizionare o penserei di poter condizionare il lavoro dei giudici, assolutamente no, lo dico perché ritengo che quanto il lavoro fatto quando parlo di lavoro non il lavoro per scagionarmi, il lavoro per chiarire e per rispondere a tutte le inesattezze che sono state dette per farmi decadere da sindaco è stato fatto in maniera egregia dai miei avvocati e si capisce in maniera elementare e comunque io volutamente non ho messo sulla mia pagina nel ricorso nelle risposte e alla stampa, quella stampa che punta l'indice spara zero contro Peppe Meduri, contro Meleto nel cuore, che ha la presunzione di ergersi a primi della classe, ma come mai non avete mai alzato il telefono o avete chiesto gli atti al sindaco per documentarvi e dire e dare alla gente la corretta informazione quando c'è la Juventus da una parte, dall'altra parte bisogna dire e bisogna far capire contro chi gioca la Juventus, non bisogna parlare solo della Juventus. Appunto. Questa è la corretta informazione. Certo. Questo è quello che chi io ho, non ho problemi dico perché Peppe Meduri si trova benissimo col preside Anastasi. Il preside Anastasi non era sulla posizione di Pedro nel cuore, eppure finite le elezioni, basta, noi certo. Ci si sente, ci per si il dialoga, bene comune, certo, ma perché certo, deve essere così? Certo. Perché Peppe Meduri viene con piacere, non siete miei tifosi, Studio 95 non mi deve niente. Non gli devo niente, io lo ringrazio e ringrazio tutti voi per la possibilità che ci date che mi date e che date alla gente di interloquire col sindaco. Esatto. Perché io lo voglio dire, spesso mi dice Pippo che vuoi che ti faccio qualche domanda particolare, lo diciamo, sì, ti ho sempre detto Pippo. Assolutamente, mi offendi se dici queste cose. Sì. Diciamolo, io ti chiedo scusa se l'ho detto. No, è giusto perché magari si fa anche questo. Io non sono abituato col compitino. Non serve. Sì, preferisco magari anche trovarmi in difficoltà. Come mi hai detto, il numero verde per gli ingombranti. Beh, non lo so. Perché dovrei dirti girare certo. Al torno? Non lo so, forse non sappiamo neanche quale sia, potrebbe essere quello dell'emergenza e te lo potrei dire, però non lo so, magari l'emergenza lo lasciamo per una cosa e gli ingombranti lo lasciamo per un'altra. Non sappiamo manco chi assegniamo, perché dobbiamo assegnare una risorsa per prendere queste telefonate, cadenzarle, dire veniamo domani, veniamo lunedì, veniamo martedì. Ecco, io chiudo, ringrazio tutti coloro che ci stanno vicini, rilancio l'appello senza nessuna presunzione, noi abbiamo un solo fine, quello di far crescere Melito, di migliorare le condizioni di vivibilità, di ridurre gli sprechi
e abbiamo un solo fine, quello di una presunzione. Noi non siamo il meglio in assoluto, però non siamo peggio di nessuno. Noi siamo disponibili a qualsiasi contributo, a qualsiasi confronto, però pretendiamo dico non il rispetto, perché può anche uno non rispettarmi, però nel confronto l'educazione non deve essere mai sbarrita. Quindi grazie di cuore per quello, grazie a lei, le sindaco, possibilità che ci date, grazie, grazie di cuore a tutti coloro la gente che ci stanno a fianco, che ci stanno sostenendo. Io voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state e mi stanno vicino in questi momenti, che credetemi non sono stati facili, non sono facili, perché comunque, per chiudere, sindaco, grazie veramente a lei, perché molte sono le persone che ci chiedono: il sindaco quando viene alla radio, il sindaco quando viene, lei viene, noi diamo la possibilità alla gente di parlare. Allora, non possiamo già programmare, lo facciamo, lo faremo, dico, poi lo faremo, lo posso fare per il 15 di novembre, ma ne parleremo, lo faremo magari che abbiamo più, sempre la gente magari ha più possibilità, perché io ho abbandonato la mia campagna. Lo facciamo di sera, che magari fare di sera, lo programmiamo una volta al mese, ecco. Sicuramente. Non ho problemi. Il sindaco è disponibile, la gente è contenta perché può parlare con il sindaco, fa le domande. Sindaco, adesso andiamo il pranzo della domenica, siamo pronti? Un'ora? Sì, abbiamo sforato abbondantemente. Senta, mi dica il risultato. Un 3-1. 3-1 Juve. 3-1 Juve, sì. Lei ha azzeccato quello dell'Inter. Vittoria sonante sicuramente. Vincerà anche il Catania, perché lo vuole giocare. Pure il Catania vincerà, sì. Quindi giocate il Catania, come lo giocare? No. Uno. Cioè, uno. La vittoria, diciamo, il Catania, quello che ci tengo. Io ogni tanto mi gioco la schedina, vedo, purtroppo... Vince mai lei, sindaco? Non è importante. L'importante è saper fare tutto con il giusto piglio, la giusta misura. Purtroppo vedo tantissime gente in fila nelle macchinette, sì, questo nelle sale giochi. E, non fate prendervi la mano. Giocare tutto, per vincere qualche così volta. Così come ha detto nel convegno che abbiamo fatto con i giovani sulla giornata ecosostenibile, ai ragazzi del liceo, della ragioneria e dell'agrario: non fumate, non bevete in eccesso, abbiate cura di indossare il casco, avete tanto davanti a voi, avete sicuramente tanti più domani che ieri, quindi sappiate capitalizzare e massimizzare i momenti positivi della vita, perché quelli brutti, quelli imprevisti, imprevedibili, purtroppo arriveranno e non possiamo evitarli. Quindi un abbraccio a tutti i ragazzi di Melito e non solo, un in bocca al lupo a tutti i nostri bambini, viva Melito nel cuore e grazie di cuore. Grazie sindaco, buona domenica, grazie a tutti, noi ci rivediamo la prossima volta, a tutti una buona domenica, grazie per aver partecipato, grazie a tutti, ciao.